falso battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un sorriso. Serie A! Non fu una gran mondo, è la squadra rosa nero, la difesa non si passa, il centrocampo è fantasia, e l'attacco è ogni traglia, favorita una fortezza, i tifosi un'esplosione, salza il grido. Tagliando tutti
tutti quelli che erano lacci e lacciuoli che precedentemente si avevano tra tifoserie malate, tra determinati ambienti che inquinano il calcio. Sappiamo tanto dalle cronache come questo è un qualcosa che continua purtroppo ad esistere, ma che qua a Palermo non ha motivo di esistere. Approfitto della sua presenza, Presidente, per esprimerle la opportunità che le nostre istituzioni, l'istituzione universitaria e la sua società intraprendano ancora di più quelle che sono delle iniziative di collaborazione che oltre a portare a dare la possibilità ai nostri ragazzi di fare degli stage presso la sua azienda, in un'azienda sana, in un'azienda in cui hanno la possibilità, oltre che di avere delle informazioni teoriche che noi cerchiamo di dargli il più possibile, abbiano delle possibilità di informazioni pratiche e di know-how da poter utilizzare nella professione. Questo non soltanto ovviamente per i corsi di scienze motorie che io in questo momento rappresento, ma anche per tutti gli altri corsi. Oggi noi abbiamo una rappresentanza degli studenti che per il 50% dei corsi di scienze motorie, ma per il 50% di altri corsi, questo lo dico al Presidente perché così per capire un po' quale potrà essere il tenore del dialogo che ci sarà successivamente, quindi studenti di ingegneria, di economia, di giurisprudenza prevalentemente, ma anche di tutti gli altri corsi di studio. Sono andato qualche attimo fa a vedere le iscrizioni per avere un'idea complessiva. Due cose volevo dire, poi mi taccio. La prima è questa, Presidente, abbiamo nel 2011 abbiamo organizzato assieme ad altre società di calcio, quindi l'Università di Palermo con il CONI, il Palermo Calcio, il Lecce Calcio e l'Inter, una settimana di studio del giovane allenatore, chiamata International Football. Ha previsto uno stage di 5 giorni presso Torre del Vinto e un convegno a Sala dei Romani. Che sono presenti ricorderanno l'evento. 39 giovani allenatori, di cui 22 provenienti da tutte le parti del mondo, sono venuti in Sicilia e hanno avuto la possibilità di confrontarsi con queste realtà. Ecco, mi piacerebbe molto che iniziative di questo genere, quando la nuova sede sarà pronta, possano ripetersi e possano ripetersi presso la sede del Palermo. Questa collaborazione che c'è stata tra i preparatori fisici e le giovanili fondamentalmente ha portato alla pubblicazione del lavoro che è stato recentemente accettato e sarà pubblicato nei prossimi giorni, che pur essendo una ricerca di base ha dei risvolti pratici, cioè si diceva che ci si chiedeva quali fossero i campi di calcio che generavano la maggiore quantità di infortuni. E così è visto che i campi di terza generazione nell'erba sintetica effettivamente non sono più pericolosi di quelli in erba naturale. Questo è un qualcosa che viene pubblicato sulla scorta di questa collaborazione tra le società e che può avere un risvolto pratico perché va a sfatare determinate leggende precedenti. I nostri allievi, Presidente, si trovano, fanno parte dello staff del Palermo, allievi che sono laureati presso di noi, allievi stanno facendo degli stage. Ecco, è molto importante che tutto questo continui e tutto questo venga implementato. Ho quasi finito. Quindi intanto do la parola al professor Lamantia. Sì, veramente anche perché noi siamo operativi. E poi presenterò il presidente
No, è soltanto per dare un saluto al Presidente, il nostro lettore con la morte nel cuore non è qua, visto la sua fede rossonero, ormai da tanto, rossonero, il suo efficace attaccamento allo stadio e alla squadra. Ma c'era un evento in cui poteva mancare di onorare all'elettronismo, quindi sta con un'altra Z. Quindi, come dire, intanto appunto la saluto al nuovo lettore, esattamente come saluto al nuovo lettore tutti gli studenti che sono intervenuti. E una delle poche volte che vedo che stava quasi completamente gremita, tranne che per le lauree, quindi evidentemente è giusto l'argomento, è giusto la scelta di questo incontro, è giusto soprattutto la scelta dell'ospite maggiormente. Però siccome mi piacerebbe sentire un po' il presidente Zatterini, io mi fermo qua, tanto già vi siete annoiati da quando io ho preso la parola. Riesco a essere operativo più di noi lasciando la parola, ma resto ancora un po' più di volte, mi fa fastidio. Bene, allora non rubiamo più il microfono al Presidente. Grazie, un saluto a tutti voi ragazzi. Sono felice di essere qui e ho messo giù 4-5 domande che mi sono chiesto e che voglio spiegare a voi. La prima è perché sono qui. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di tecnica, abbiamo parlato di allenatori, ne parliamo, ne parleremo anche dopo. Ma soprattutto a me preme parlarvi da imprenditore. E sono qui a parlare a dei ragazzi che sono il futuro di Palermo, il futuro della Sicilia, che sono il futuro dell'Italia e che nella qualità mia di imprenditore, io ho fatto e sto facendo l'imprenditore in questo paese da 50 anni, da quando avevo 20 anni. Mi ero iscritto all'università, non l'ho lasciata per fare il lavoro di imprenditore, e per parlare con voi anche del mio futuro e per un impegno che ho preso con me stesso della mia generazione. Il parlare ai giovani, come si fa parlato in più i giovani diplomandi, dove ho fatto la storia in Friuli, perché ho trovato nei giovani una spugna che ha tanta voglia di assorbire di nuovo quello che una generazione scellerata ha cancellato, che sono i valori. E so che i giovani vogliono riscoprire i valori e rigenerarli, i valori principali che sono la famiglia, che sono la comunità, che sono la scuola, sono gli insegnanti, che sono il vivere insieme e che soprattutto il fondamentale del non scoprire che l'amore. Io sono venuto in Sicilia e sono felice di essere arrivato qua da imprenditore. Ho avuto la fortuna di fare bene con la squadra del Palermo, così come ho fatto con Venezia. E quello che mi è piaciuto più di questa città e di questa terra è questa possibilità di ritrovare quella comunione tra le persone che andano in sparita, perché la globalizzazione, le industrie sì, hanno creato qualcosa, ma hanno creato qualcosa creato più al denaro che non alla comunità, che vivere insieme e vivere tenendosi per mano. Alla mia età ho riscoperto che sarebbe la felicità e soprattutto a chiedere scusa, che lo farò in altri atenei sicuramente, ai giovani, a chiedere scusa a nome della mia generazione, per quest'Italia che gli stiamo lasciando, ma a dare anche un altro grido, che le persone come me, i vostri insegnanti, sono a disposizione con la vostra esperienza, vostra, che siete l'unico valore di forza che può far ripartire il paese. Cioè, a dirvi, noi abbiamo esperienza, abbiamo sbagliato, vi possiamo dire dove abbiamo sbagliato e vi possiamo aiutare, ma dipenderà moltissimo da voi. Allora, ieri sera ero a un'associazione a Canini
è un'associazione vicina alla Caritas, il professor Lipari, non so se lo conoscete, che la conduce, è molto vicino a un uomo che è arrivato, penso, dal cielo a dare una nuova speranza a tutti noi, che è Papa Francesco. Io sono nato cattolico, ma credo che tutte le religioni siano perfette se parlano d'amore. Per cui sono nato con una cultura cattolica, ma so che anche il buddista, so che l'Islam, so che le altre religioni sono giuste quando professano l'amore e vengono da altre culture. Per cui io oggi sono a dirvi così come sono riuscito, per capacità e per fortuna, a portare il Palermo in Serie A. Io vorrei aiutare, e insieme a me tanti ci sono che possono aiutarmi, a portare Palermo, la Sicilia, l'Italia in Serie A. Noi siamo caduti in Serie C, forse ancora più in basso. Abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme per risalire. Quando, vi posso raccontare, ho una storia, se vi interessa, quando avevo la vostra età, quando avevo 20 anni, sono partito dal Friuli per Milano. Mio padre ha fatto per 30 anni anche un migrante, perché nel dopoguerra, non essendoci lavoro come oggi, molti partivano, molti dalla Sicilia, ne ho conosciuti in Sud America quando sono andato avanti anch'io, sono andati per guadagnare i soldi per far studiare i propri figli, perché l'ambizione era quella. Quella volta chi aveva un diploma o addirittura una laurea era un traguardo quasi irraggiungibile. E io ho avuto la fortuna che mio padre è andato a fare l'immigrante per farmi studiare, e a 20 anni ho fatto la società a Milano dove facevo le marmitte per 8 anni. Mi ricordo che quando passavo sull'autostrada avevo già la macchina, perché mio papà aveva guadagnato, facendo l'immigrante abbastanza, non molto, da vivere, e quando passavo per la strada vedevo i capannoni e dentro di me sognavo e dicevo: porca miseria, però l'imprenditore ne voglio avere tanti, non tanti. E c'era un qualcosa di giusto e un qualcosa di sbagliato, perché il qualcosa di giusto era l'ambizione di ricreare, ricchezza, di ricreare lavoro. Il qualcosa di sbagliato era di pensare che il raggiungimento della ricchezza fosse l'unico obiettivo percorribile, ed è iniziato un percorso in quegli anni dove degli uomini come me sono partiti, hanno creato un sacco di aziende, ma piano piano, e da qui derivano le scuse, ci siamo dimenticati del paese. Piano piano le persone che erano capaci di costruire, di creare posti di lavoro, di produrre ricchezza, perché se non si produce ricchezza non possiamo dividerci niente. Se il contadino, quando semina, non raccoglie, non può dividere niente. E allora noi abbiamo lasciato un po' una cosa importantissima, che è l'amministrazione del nostro paese. E non basta solo creare la ricchezza, ma bisogna anche amministrare il paese. E allora per amministrare il paese ci vogliono i professori. Professori che hanno la loro filosofia, la loro cultura, per insegnare i valori dell'etica, del rispetto, della storia che noi abbiamo restato. Ci vogliono i professori che vi insegnano la comunione, come è bello stare insieme, come è bello lavorare insieme, come il valore principale della vita sia la legge agria, non fare mai agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te stesso, che è la legge di tutte le religioni, la legge dell'amore. Ecco, io sono partito e ho creato nella mia vita diverse aziende, ho avuto successo e era molto più facile, perché nel mio paese, io sono nato in un paese di 1500 abitanti, nel comune c'era il sindaco, il segretario e un vigile, 3 persone. Oggi nello stesso paese sono 40 persone, ma il paese funzionava lo stesso. Noi abbiamo sbagliato il percorso, perché abbiamo creato in tantissimi anni di, si chiama democrazia, ma io non la chiamo democrazia, la chiamo burocrazia, la chiamo con altri nomi. Abbiamo creato un sacco di lacci e di lacciuoli, ci aveva ammonito il vecchio Einaudi subito dopo la guerra, dicendo, anche lui chiedendo scusa, dicendo
chiediamo scusi italiani per tutti i lacci e lacciuoli che noi vi facciamo, voi che volete lavorare, che volete produrre. Questo Stato, allora che sorgeva, chiedeva scusa, oggi noi siamo messi in una situazione pazzesca. La vostra difficoltà nel programmare il vostro futuro nel nostro paese è la stessa difficoltà che hanno gli imprenditori per intraprendere, per fare qualsiasi cosa. Abbiamo creato in anni di cosiddetta democrazia un sacco di leggi nuove che quando le leggiamo si sentono il dovere di andare a Roma e di fare delle leggi. Ma noi non abbiamo bisogno delle leggi, l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è del buon senso. Le leggi principali le hanno fatte i nostri padri della Carta Costituente, della nostra subito nel dopoguerra, e noi abbiamo già tutti i regolamenti. Se non che si sono creati con queste leggi una cosa pazzesca per la burocrazia. E ultimamente si è creato anche un sistema che per mantenere il potere di questo vecchio sistema ha cominciato a dissanguare il paese, dissanguare nel senso che va a colpire la gente che produce ricchezza. E la ricchezza non si produce per il singolo, la ricchezza va prodotta per la comunità, per tutti. Sicuramente noi dobbiamo trovare, noi, l'Italia del futuro, che io sogno, una maniera di vivere insieme dove la ricchezza venga distribuita e dove i compiti vengano anche sempre distribuiti ma assegnati per meritocrazia. Non dobbiamo cancellare la meritocrazia. Dio ha creato la natura e voi se vedete dentro nelle formiche ci sono diversi compiti già assegnati, ci sono gli operai, ci sono quelli che vanno a mangiare, ci sono quelli con i capi, quelli che prendono quando c'è da fare, quando vengono salite. E anche noi, voi ragazzi, noi uomini, noi donne, anche noi abbiamo diverse attitudini, ma tutte servono a un completamento che esiste, che la natura ci ha dato, che la fisica quantistica ci ha addirittura adesso scoperto, tutti insieme. Io so fare l'imprenditore, ma mi ricordo che quando ero a scuola, io ho fatto una scuola tecnica, la prima scuola tecnica di officina ti dà un pezzo di ferro dove fare un parallelepipedo. Io il parallelepipedo non ero capace di farlo, c'è una soglia. Però poi chi mi faceva il parallelepipedo era bravissimo, io gli facevo il punto di italiano. E io ho detto, poi italiano era bravissimo e lui era bravissimo in questo. Voglio dire questo. Ci sono tutte le varie attitudini. L'imprenditore, senza i collaboratori, senza i dirigenti, senza l'operatore, non vale niente. C'è la comunione di tutti. L'imprenditore come me è quello che deve organizzare, è quello che deve pensare, è quello che ha il cervello per ideare l'azienda e il futuro nei posti di lavoro. Ma senza quelli che collaborano con lui e che realizzano il suo pensiero, non esiste niente. Io vi sto dicendo questo perché, come avevo cominciato prima, nella mia vita ho fatto sempre l'imprenditore e quando avevo 50 anni, a un certo momento, ho detto, avendo avuto successo, mi ricordo che era nato il fenomeno Bossi, no, su nel nord, che non era ancora il fenomeno nazista che siete spettato poi adesso è rientrato, ero molto attento a tutte le nuove cose che nascevano nel paese per cambiare già allora il paese, sto parlando di 25 anni fa, e volevo dare qualcosa al paese, io sono stato talmente fortunato che devo restituire qualcosa al mio paese, devo dare qualcosa, pensavo che chi va a fare politica andasse a fare politica conoscendo i problemi del paese per risolverli, perché devono andare a fare politica? Li mandiamo là perché ci devono amministrare e devono risolvere i problemi dell'organizzazione del paese. Vi racconto un aneddoto per dire già allora com'era. Io ho incontrato Bossi e gli ho detto, senta, mi dia per cortesia, mi mandi il suo esperto economico. Io facendo l'imprenditore cosa intendevo per esperto economico? Io pensavo che se uno va a fare politica e fa un movimento nuovo per cambiare il paese, sicuramente sa come devono funzionare i comuni, che avranno un progetto, come devono funzionare le province, come deve funzionare la regione, come devono funzionare tutte le istituzioni dello Stato, tutte completamente. E avrà fatto un lavoro, perché per fare questo qui, io l'ho fatto ultimamente per me e per gli amici, è un lavoro molto onderoso fare questo, no? Ma cioè mi è piaciuto montare, quali sono i problemi e risolvere. Allora mi mandò l'esperto in economia, sapete chi era? Era il raccoglitore dei fondi del suo partito.
tutto quello che lui sapeva di economia era raccogliere i fondi per il suo partito. Questo era uno che ha creato un movimento nuovo per cambiare l'Italia. Allora io non ce l'ho con i politici, ma noi in questo momento abbiamo, viviamo questa situazione, perché una classe politica, seppure andata via con buone intenzioni, non ne ha la capacità, perché l'unico problema che hanno loro, provenendo dall'interno dei partiti, è quello di raccogliere i voti, è quello di fare le indagini per vedere dove deve indirizzare il voto, è quello di condizionare l'informazione in maniera che mi indirizzano dove vogliono, è quello di esercitare non un servizio come deve essere la politica, ma un potere. Noi, voi ragazzi, dovete pensare al vostro paese come un qualcosa dove voi tutti, per voi stessi, per le vostre famiglie, per la nostra cultura, per il nostro paese, dovete essere quelli che danno un servizio al vostro lavoro. Quelli che voi che andranno dalla pubblica amministrazione dovranno esercitare non un potere, ma un servizio per la gente. E il ritorno sarà la più grande ricchezza che uno può mettere nel cuore, che è la gioia di aver fatto qualcosa per gli altri e la riconoscenza delle altre persone. Questa è la vera ricchezza. Una volta ho detto che i miei figli non sono attaccati al denaro, dunque non mi sa mai risposto, per forza sì, vorrei vedere, io lo dicevo qua, con io, per forza. Sono nati in barca, sono nati che avevano tutto quello che io avevo costruito. Io non mi voglio annoiare solo con questo, ma se volete poi risponderò a tutte le vostre domande. E per come io sono orgoglioso di una cosa a Palermo nel calcio, perché quando sono arrivato qui c'erano, non molti, ma c'erano dei gruppetti di ultras, che mi ricordo era arrivato in Cagliari a giocare a Palermo, e mi stavano salendo, io sono sessero in mezzo a loro, ho detto no ragazzi, se voi fate questo, io domani mattina non sono più qui. Io voglio che voi riusciate a trasmettere un valore. Il valore non è la violenza, il valore è l'accoglienza. E poi sono stato felice quando in una partita memorabile dove se noi la pareggiavamo, non la vincevamo con la Sampdoria in campo, noi andavamo in Champions, e invece c'era la Sampdoria pareggiata. Il giorno dopo il presidente della Sampdoria, Carrone, mi ha mandato una lettera personale di ringraziamento a tutti i tifosi del Palermo, per come i tifosi del Palermo hanno accolto i tifosi della Sampdoria in una partita importantissima. Ecco, io dico grazie a quei tifosi, grazie alla tifoseria del Palermo che è stata con me un esempio di come si fa lo sport in Italia. Poi i giornali anche oggi parlano di cose che succedono inenarrabili. La prima cosa inenarrabile è che ha prodotto un po' quello che adesso stanno perseguendo, che non è giustificato, ma che è sempre esistito, è che uno Stato faccia il discazziere. Non è possibile che tu promuovi le scommesse sulle partite anche nei dilettanti e poi ti vai a meravigliare se crei della delinquenza, se crei della gente che va a creare un facile guadagno su questo. Ecco, nessun giornale l'ha scritto, ma io lo grido. Non è possibile che noi impoveriamo la gente col gratta e vinci, non è possibile che noi impoveriamo la gente con l'occhio. Noi abbiamo bisogno di un altro Stato, voi dovete costruire un altro Stato. E io vi chiedo scusa di nuovo, noi dobbiamo rompere questo cerchio qui, dobbiamo tornare ai valori. E allora, per rompere questo cerchio qui e tornare ai valori, dipende da voi come. Associatevi, tornate a fare dei gruppi non di violenza, ma di proposte, ma sul serio, dei tavoli di lavoro voi, dove i migliori di voi penseranno, dove i migliori dell'esecuzione marceranno, faranno il porta a porta, porteranno il messaggio. La Sicilia secondo me può diventare un faro di partenza, lo è stato in altre rivoluzioni, lo è stato nel 1848, lo è stato in altre cose. La Sicilia, che è uno dei paesi più ricchi del mondo e più belli del mondo, può ripartire e deve dare un segnale agli altri. Io vorrei aiutarvi in questo. I prodotti dell'agricoltura siciliana sono formidabili. Noi dobbiamo avere in Sicilia la possibilità di investire
dell'industria agroalimentare, non dobbiamo distruggere il nostro prodotto. E voi ne avete la possibilità. Io, quando Renzi mi ha invitato 2 anni fa a Firenze, era ancora sindaco di Firenze, mi ha detto, se fa il Presidente del Consiglio, cosa farebbe? Io, prima cosa, nazionalizzo la Banca d'Italia, mettiamo un momento e eliminiamo il debito pubblico. Non si può fare, non si può fare perché è legato ai vecchi poteri. Ho detto, l'altra cosa, farei quello che hanno fatto in Francia dopo la Rivoluzione Francese, farei una riforma di tutta l'agricoltura italiana, come hanno fatto in Francia, e funziona. Hanno dato alle famiglie i 30-40 ettari di terreno, gli hanno dato il finanziamento per farsi la stalla, per una volta non c'erano i trattori, e hanno creato una produzione di ricchezza. Ecco, noi facciamo, cosa facciamo? Prendiamo la Sicilia, facciamo un finanziamento a tutti i giovani che vogliono fare agricoltura, gli imprenditori agricoli, i contadini, che è produzione di ricchezza, e gli diamo i soldi che si tirano in 40 anni per comprarsi, fare la casa, fare la stalla, comprare i trattori, fare il fotovoltaico, fare l'energia, e sicuramente poi organizzarsi fra di loro in maniera che eliminano le speculazioni commerciali che ci sono sopra, dove a un certo momento, oggi il grano, io la prima azienda agricola che avevo nelle Marche nel 75 vendevo il grano a 38.000 lire, che era 19 euro, oggi il grano, dopo 50 anni, costa uguale, ma allora un frigorifero costava 10 euro, oggi costa 400 euro. E stanno distruggendo l'agricoltura perché hanno dato più importanza che al contadino, che è molto produce ricchezza, a tutto il commercio che viene dopo, a tutto il mercato che viene dopo, no? Ma uno dice è il mercato che regola, cioè no, perché la società viene regolata da voi, dal vostro lavoro, non dal mercato. Il mercato lo dovete creare voi. Allora nell'agricoltura loro dovevano già sapere, io questo ce l'ho in testa ed è possibile, da fare che tu che hai 40 ettari nella zona dove si fa meglio il grano, fa il grano. Tu fai gli ortaggi, tu fai l'allevamento del bestiame, a proposito voi importate l'80% della carne che consumate con tutta la terra che avete, e naturalmente assicuriamo il contadino non la ricchezza di andare a comprarsi la Rolls Royce, che non serve, ma la serenità di vivere bene, di assicurare un futuro alla sua famiglia, un futuro ai suoi figli, e di essere uno nella società che con la sua produzione, con il suo lavoro, collabora a creare la ricchezza per tutta la società. Questa è una cosa che è percorribile, che si può fare, ma l'ho detto una volta a un presidente della regione, non dico il nome neanche qui, perché volevo cominciare con la Sicilia, mi ha detto sì sì, parlerò col mio assessore e poi la chiamerò. No. Ecco, noi abbiamo bisogno in questo momento non di parole, ma di fatti. Quando mi hanno chiamato a Leopolda, io sono una politica, e ho parlato da imprenditore, ho detto vedete, dopo 50 anni di lavoro questo Stato, invece di avermi dato una medaglia d'oro per le migliaia di posti di lavoro che ha creato, mi ha messo cartelle esattoriali per più di 100 milioni, cercando di derubare quello che io ho fatto nella mia vita, ma non perché ho dato, ma perché si sono inventati loro delle storie. E ho detto ai politici, non dovete più parlare di cose da scuse, noi abbiamo bisogno di progetti, come ho detto adesso il progetto dell'agricoltura. Bisogna mettere in piedi un progetto e finanziarlo. Il progetto dell'industria agroalimentare, mettiamo in piedi un progetto e finanziarlo. E se avessimo la banca nostra sarebbe finanziato. E abbiamo bisogno del turismo in Sicilia. E lo finanziamo. E facciamo venire la gente da tutto il mondo. Non pensate che solo la Sicilia. Io sono nato in Friuli, in un bellissimo posto nel Friuli, vicino all'isola Cagliari, che è come Venezia, e ho comprato 8 anni fa un terreno molto molto grosso, 140 ettari, e l'isola vive di turismo, per fare un polo turistico, un centro termale di grande livello mondiale, con investimenti di centinaia di milioni di investitori esteri che avevo trovato, e con 1000 posti di lavoro circa. Sono 8 anni che, avendo preso un terreno edificabile, io aspetto le autorizzazioni. Questo è il nostro paese. E questo succede anche da voi. Io qui ho un centro commerciale che voi conoscete, il Contador, c'è un pezzo che è vuoto, c'è un'azienda che è andata qui all'autorità a dire guardate che noi entriamo dentro qui, ci sono 100 posti di lavoro che vi assicuriamo, eliminate un po' la burocrazia, è ancora vuoto da 4 anni, 100 posti di lavoro domani mattina, 100 famiglie che riprendono lo stipendio in casa, ma perché? Ma perché a loro non gliene frega niente,
pensano alle prossime elezioni. Ecco ragazzi, io sono qui a dirvi, io sono vicino a voi, io però ho bisogno che le persone come me, insomma, i professori e tutte le persone di buona volontà di questa terra, che anche voi diventiate attori, partecipanti di un nuovo progetto, per una nuova Sicilia, per un nuovo paese, ma deve partire da voi. Non potete aspettare di venire dall'alto. Dall'alto non vi arriverà nulla. Voi potete ricostruire e far diventare la Sicilia di nuovo uno dei posti più ricchi del mondo. Tra l'altro, nello statuto del 46 avete anche la possibilità di battere le monete. E bisogna avere il coraggio. Io avrei il coraggio. Mi facessero un dittatore di questa Sicilia qui, avrei il coraggio. Dovete pensare che Kennedy è stato ucciso per questo. 15 giorni prima che Kennedy si uccise, aveva stampato il dollaro e non era più della Federal Reserve, perché la Federal Reserve, se sappiate, non è dello Stato americano, di 10 banche di privati. E lui aveva stampato il dollaro, che c'è ancora in circolazione qualche dollaro, e l'ha fatto fuori. L'hanno fatto fuori in Rosa per lo stesso motivo. Per cui, se dovessi fare una roba del genere, farò fuori di me. Io ho finito il mio intervento e i proponimenti. Sono pronto a rispondere a tutte le domande che volete fare, anche sul caso naturalmente, che non ho una grande esperienza che di questo, anche a dirvi magari la formazione dell'anno prossimo. Scouting giovanile interno che nell'ambito amatoriale. Al primo anno abbiamo raggiunto degli ottimi risultati in Italia, però all'estero stiamo riscuotendo molto più successo perché c'è molta meno burocrazia, si va molto più veloce. Lei al nostro posto cosa farebbe? Resterebbe in Italia a lottare o tendenzialmente se ne andrebbe verso l'estero? In questo momento ci sono vari componenti per rispondere a lei. E la componente principale è la necessità. Lei ha il tempo per aspettare che in Italia si crei quel ciclo che permette a lei di mantenere la propria famiglia, di dare sicurezza? Questa è la mia risposta prima. Per cui probabilmente in questo momento noi qui abbiamo bisogno di fare tutte quelle cose. Abbiamo bisogno di fare che quelli che rimangono in Italia si riescano a fare per cambiare le cose, per far sì che lei ritorni, come mio padre è ritornato dal Venezuela dopo 30 anni, che lei ritorni, ma che lei qui si deve andare all'estero. Noi in questo momento qui abbiamo distrutto tutto il tessuto imprenditoriale e artigianale italiano, quasi tutto. E il mio terrore, la mia paura, è che quando finiranno gli ultimi soffiatori di Murano, o quando finirà a chiuso la pasta Tomasello che prendevo qui a Palermo, e sono molto arrabbiato, e sto lavorando con i miei finanziatori per farli riprendere, farli aprire il progetto, dobbiamo far partire questo paese. E questo paese non riparte con una partita magica in un anno. Ci vorrà un'accelerazione. E però bisogna ripartire. Noi siamo arrivati sul fondo, proprio dobbiamo ripartire. E per ripartire bisogna avere idee nuove, decisione nuova e volontà nuova di cambiare. Una cosa avete in mano voi. Nelle prossime elezioni vi dovete trovare e determinare un cambiamento. Non dovete non andare a votare, fate un vostro partito, fate un movimento di gente per bene, di gente che chiami una lista civica italiana, una lista civica siciliana, dove voi dovete diventare i migliori di voi, diventano protagonisti per dare servizio. E lì avete bisogno dei vostri professori, della gente come me che vi dia l'ispirazione per i valori che devono essere dentro in questo, che è quello del servizio. Va bene, grazie. Comunque, se lei ha un po' di curiosità, la nostra startup è cosa. Noi siamo, mi parli sempre in italiano, io purtroppo non so l'inglese, mi dato il pensiero di tutta la mia famiglia parla inglese. Grazie. Startup, cosa vuol dire? Partenza. Un avviamento di azienda. Io con il dottor Baiguera, che è il mio ufficio stampa di qui, siamo a disposizione di qualsiasi idea voi abbiate. Non mi tempestate pretendendo una risposta in un giorno, perché me ne arrivano. Io in Italia per investitori stranieri sto raccogliendo, oltre a Tomasello, altri progetti, altre cose,
e mi interessano moltissimo i piccoli progetti, perché per ripartire vuol dire progettare qualcosa. Quello che voi state facendo è progettare qualcosa. Sì, Jesse. Okay. Grazie, okay. Presidente, buona giornata. Buongiorno Presidente, grazie. Lei ha detto che noi dobbiamo stare uniti per realizzare il nostro futuro, però io penso che persone di influenza, per esempio lei è il presidente della nostra squadra calcio, non è molto più influenza di noi stessi giovani nel nazionale che nei nostri coetanei. Queste persone potrebbero benissimo, diciamo, farsi crearsi un'idea se qualcuno del suo prestigio potesse parlare loro, diciamo, e dare anche un interesse. Io parlo soprattutto del popolino e di quella gente che, anche soprattutto per l'Emitana, preferisce anche una squadra di calcio alla stessa vita politica. Cioè non sa di essere parte d'Italia e anche meno dell'Europa. E invece si occupa soltanto di dei calciatori che giocano una palla. Secondo me questa è una cosa abbastanza ridicola, quindi secondo me, cioè, scusi la ripetizione, non sono abituato a parlare davanti a tutti, però penso che questo dovrebbe partire dai loro idoli, anche i stessi calciatori che in un comizio, per esempio, oppure in piazza, potessero trovare le parole anche per indirizzarli a qualcosa di nuovo. So che giustamente è un sogno così utopico, perché, diciamo, salirebbero i stessi giocatori, però lei cosa può fare? Cioè, cosa pensa di... Ho capito benissimo il tuo pensiero. Perché parlo di voi qui? Perché voi siete la mente, la cima di quel popolino che io amo, di quei borghi che io amo più, dei palazzi nuovi e di Palermo, di quella gente che ha preso come ultimo rifugio la passione per il calcio, perché l'hanno allontanata da tutto il resto, non bisogna fare parlare, arriva da lontano. Voi, gli italiani, con il mio aiuto, come no? I giocatori un po' più difficile perché pensano solo al pallone e Dio non ti dà mai tutto, se ti dà le gambe per il cervello per il pallone, difficilmente trovate il resto. Voi che avete studiato, voi che avete questi pensieri che sono bellissimi e che vi fate delle domande, fate a me, ma le ho fatte a voi, voi dovete essere artefici di questo pensiero. Allora, io dovrei essere con voi, come ho detto, a disposizione, sono a disposizione, a collaborare. Quando volete fare una tavola rotonda, come io, il professor Lipa di ieri sera, sono con lui a disposizione per fare tavola rotonda per ricordo il prezzo, per fare. E per fare c'è bisogno di tutti. E soprattutto per dare informazione giusta a quella gente che istintivamente ha capito, perché è come noi, la fisica quantistica l'ha scoperto, ha capito che l'informazione che arriva dai giornali su De Valle, allora si attacca al calcio, si attacca alle stupidaggini e si attacca alle scommesse. Però voi dovete contribuire a far sì che anche questa gente diventi a essere protagonista di tutto il paese. E loro lo vogliono, sicuramente. Salve Presidente, sono Antonino Di Fede e sono studente dell'Università di Palermo, che mi occupo anche di giornalismo a livello amatoriale. Volevo aprire una piccola parentesi su quello che è stato un impegno molto importante per il Palermo di quest'anno, ovvero il Rosanero Cares, che con delle associazioni, ovvero Centistas e altre associazioni, si impegna a raccogliere dei fondi per darli poi in beneficenza a ospedali e altre associazioni che si occupano di questo. Volevo chiederle un commento su quest'anno di questo progetto e se l'anno prossimo continuerà. Grazie. Ma io il progetto lo conosco marginalmente, perché sono penso i miei collaboratori di qua, e io come persona fisica, come imprenditore, sono stato sempre molto attento ai bisogni, sono sempre stato molto attento a tutte queste associazioni, ma anche molto 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 guardingo, perché in tutte queste associazioni che sono nate, guardingo nel senso che io quando faccio beneficenza di solito non do a Caritas, non do all'associazione, wow. Ma non so, in Etiopia abbiamo dato delle scuole, degli ospedali, ho mandato dei miei uomini a fare, a costruire. Conosco marginalmente questo, io però è il Palermo Calcio, è sempre disponibile per qualsiasi operazione che sia di aiuto alla società. Sempre. Buongiorno,
Presidente, io sono uno studente di scienze motorie. Volevo chiederle a proposito del centro sportivo che ha intenzione di costruire per il Palermo Calcio e per la città di Palermo, quante possibilità ci sono che noi studenti di scienze motorie possiamo essere inseriti in questo suo progetto? Chi deve essere inserito? In questo progetto del centro sportivo, quindi lavorare... Inseriti chi? I lavoratori di scienze motorie. Ah, ecco, beh, io sono ignorante in materia, su tante cose che ho di scienze motorie non so nulla. Però sicuramente se c'è la possibilità, il centro di Palermo sicuramente può diventare anche una cucina, come ha detto prima il professore, di esperienza. Non pensiamo di dare lavoro a 50 persone, perché sennò Palermo fallisce, però sicuramente la necessità di un lavoro completato da gente di Palermo, no? Del settore del Palermo. Io non conosco bene, ma so che esiste, ecco, sicuramente si potrà fare presso il nostro centro lì, dei corsi dove anche noi partecipiamo e anche noi ci avvaliamo di questi corsi che vengono fatti e dove voi apprendiate dalla pratica quello che volete fare. Okay. Buongiorno Presidente, mi chiamo Giorgio Giancora, sono uno studente di economia del secondo anno. Per molti come me si avvicina il momento del tirocinio e volevo sapere se il Palermo Calcio come società è pronta ad accettare le nostre richieste per appunto diciamo, fare il praticantato all'interno del Palermo. Sì, naturalmente all'interno del Palermo a fare questo bisognerà vedere quanti posti possiamo mettere a disposizione. Sicuramente io sarei orgoglioso della mia esperienza di imprenditore, è una delle esperienze migliori di imprenditore. Fare il bilancio della propria società. Io mi sono laureato in economia nella vita da Fosco, ho fatto un anno poi sono uscito e sono laureato in economia nella vita, per cui amministrare, fare una cosa che si impara benissimo dalla società. Ma vi dirò di più che può essere molto interessante questo nei nuovi investimenti che io spero di riuscire a fare qui in Sicilia, sia nelle aziende agroalimentari, sia nel turismo, e allora ci sarà bisogno di attingere ai giovani per fare questo. Io prometto che se partiamo sono a disposizione per tutto questo. Buongiorno Presidente. Dove sei? Mi chiamo Giuseppe Gambino e sono uno studente di scienze economiche e finanziarie. Volevo chiederle, adesso di essere un apolitico, cosa ne pensa della classe politica attuale? Perché anche io sono un apolitico, cioè vedo che nonostante si parlava di partire dal basso, con qualcosa di nuovo, poi arrivati nella posizione in cui veramente si conta qualcosa si viene in un certo qual senso contaminati dalla politica, quindi non si bada più agli interessi dei cittadini ma soltanto ai loro interessi. Va bene, non si può parlare più di politica rappresentativa in un paese dove abbiamo il terzo Presidente del Consiglio come re. Non esistono più partiti, ci hanno preso per il naso per 50 anni, destra, sinistra. È sempre stato un globo che andavano là e ci amministravano, ci gestivano. Per cui io non sono né di destra né di sinistra, io come ho detto prima professo i valori, sono per l'amore, sono vicino a Papa, ecco io farei presidente del Consiglio Papa Francesco per la mattina. Risolverei i nostri problemi in 5 minuti, andando mi tieni potere. Io ho conosciuto Renzi è un uomo ambizioso e di potere, lo sta dimostrando, lui è felice quando scende con la Merkel, con Putin, non è quello il problema. Deve essere seduto in mezzo a voi e risolvere i problemi, e questa è la differenza che non capiscono. Non ce ne frega niente della riforma del Senato, se ne frega della riforma della società, creare posti di lavoro per voi, e questo non lo capisco. E allora bisogna creare una politica nuova, che forse non si chiama neanche politica, che sia gente che faccia il movimento nuovo per una nuova storia del paese. Noi abbiamo bisogno di una nuova costituente. Una volta c'erano le guerre, io detesto e penso tutti voi, no? E facevano pulizia, uno doveva ripartire. Non ci sono guerre da tanti anni, noi dobbiamo fare una guerra col cuore pacifica. Il movimento che ho fatto per la gente era il segnale col cuore che ci stia per mano, dove diciamo siamo noi il primo valore del paese. La politica deve essere per noi e dobbiamo creare una nuova politica, non è facile, ci impiegheremo 20 anni, 30 anni, ma dovete cominciare. Io sono al vostro fianco, quando volete, non farò mai di politica, darò il mio contributo da imprenditore, da esperto di organizzazione. Buongiorno Presidente, sono Vincenzo Matto, Presidente del Corso di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Volevo chiedere, in questi anni lei si sta impegnando per la costruzione del nuovo stadio, che oltre un investimento per la società del Palermo Calcio, anche per tutta la città, vedete questi lavori, sta trovando dei problemi burocratici anche qui. Oltre
può dirci quanti sono le di realizzazione, se ci sono novità sulla costruzione di uno stadio? Ma noi abbiamo un progetto da 4 anni, adesso l'abbiamo presentato a Politeama 3-4 anni fa. E addirittura era diventato, la presentazione industriale aveva fatto diventare l'interesse sociale, non per la pubblica qua, no? Noi siamo pronti, e bisogna dire al vostro sindaco che la cartella che sta in fondo se la mette su quel tavolo e che ci risolve i problemi. Però la cartella è ancora sotto l'ingo e aspettiamo che ci risolva i problemi. Ci hanno detto, ma noi non facciamo, pensate che in Europa hanno creato gli stadi nuovi, hanno creato degli investimenti vicini agli stadi per creare un investimento economico che fosse di ritorno per pagare lo stadio. Perché lo Stato in se stesso non è una fonte di reddito, pochissimo reddito, si paga una pena. Allora per pagare l'investimento non è un bene. Allora noi abbiamo presentato qui, vicino allo stadio, circa, non mi ricordo, forse erano 400.000 metri cubi, comunque di costruzioni che erano praticamente da fare sia per il commercio, sia per gli uffici, sia residenziale, perché Palermo è ferma in quel settore lì. Tanti anni che non ci sono posti di lavoro e avevamo chiamato l'associazione dei costruttori e le cooperative di Palermo dicendo guarda noi non vogliamo costruire, lo costruite voi, e era un investimento oltre allo stadio di 100 milioni di altri 200 milioni lì, la parte politica no, noi non finanziamo la speculazione, ma non dovete finanziare niente, lo fanno loro, io lo so, ah no, quella è speculazione, è stupidità, abbiamo della gente che è nata solo con delle parole e chiama l'investimento speculazione. Questa è stupidità. Allora, quando finirà la stupidità, spero presto, comincerà lo stadio. Buongiorno Presidente, sono Fabrizio Crisi e la facoltà di economia. Allora, volevo cogliere l'occasione appunto per parlare di calcio con lei, in quanto io sono abbonato da ben 12 anni. E lei durante il suo discorso ha parlato appunto di una partita Palermo-Sampdoria. La ricordo perfettamente, per la partita in cui appunto c'era Abimama ad andare in Champions League. Mi ricordo che dopo quel giorno allo stadio c'erano ben 35.000 persone, c'era il sold out. Perché era, se non mi sbaglio, il 2008-2009, comunque volevo sapere il perché ogni anno, diciamo, tra virgolette, si danno delle false speranze ai tifosi palermitani, che ogni anno sarà creata una squadra che sia in grado di ambire nuovamente la Champions League e di raggiungere il vertice della Serie A. Adesso, quello che dico io, se 35.000 persone si mobilitavano dalle loro case per andare allo stadio, questo faceva sì che lavoravano anche i bar, lavoravano gli alberghi, anche nel panorama nazionale e internazionale con la Coppa UEFA. Ricordo la finale di Coppa Italia con l'Inter a Roma, quanto agenzie di viaggio hanno lavorato, quanto biglietti aerei si sono fatti, quanti pullman. Quindi nuovi posti di lavoro e tutto. Perché oggi invece ci dobbiamo accontentare di una, diciamo, di essere tra le squadre mediocri, tra le squadre medie della Serie A e non poter ambire invece a raggiungere di nuovi vertici, così da creare nuovi posti di lavoro? Grazie per la tua risposta. Rispondo subito. Allora, da allora, da quando sono andato di molto, da allora 2008-2009 è cambiato moltissimo il peso di tutta la società, è cambiata l'economia, ma è cambiata l'economia non solo della gente che arriva alla fine del mese, per cui ho detto che sarebbe lavoro, che naturalmente deve pensare a altre cose, ma anche la mia economia. Io nel Palermo calcio ho investito, non ho investito, ho dato parecchio, perché non si investe nel calcio, per cui mi ritorno nella società, perché lo si chiederà, e penso che ho messo quasi 100 milioni. Io non ho più, per cui devo fare della mia esperienza e di quello che riesco a fare, come ho imparato nel calcio, e nell'organizzazione riuscire a fare una squadra competitiva. E quest'anno ci sto lavorando, ci sto riuscendo anche con la fortuna che abbiamo un introito molto particolare che si chiama la vendita di Dybala,
Francavilla, ma non solo. Quest'anno devo fare un budget e dell'economia nuova, dove gli stipendi del Palermo, che erano 40 milioni due anni fa, e la serie B ci è costata moltissimo, hanno un budget massimo di costo di tutto il personale di 25 milioni. Il fatturato del Palermo da allora è calato da 60 a 47 milioni, 45 milioni, è cambiata l'economia, ma soprattutto non, voi giovani dovete sapere una cosa molto importante. Come si fa a competere, ma non solo in Italia, ma in Inghilterra, anche in Spagna, con una società che fattura 47 milioni, anche per fatturarsi 50, con la Juventus che ne fattura 400, con il Milan che ne fattura 320, con l'Inter che ne fattura 250, con il Napoli che fattura 150. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi il tetto massimo degli stipendi che noi abbiamo quest'anno saranno di 600.000 euro, 800 di guadagno base perché è un giocatore in più, ma stiamo cercando e li stiamo trovando in Italia e nel mondo i giocatori di qualità, come un allenatore che ho di qualità, per fare una squadra forte, e io quest'anno farò una squadra forte, te lo prometto, sarà buona per me stesso e per voi. E per fortuna questa difficoltà che abbiamo noi ce l'hanno degli altri, cioè tutte le società di calcio, compreso il Milan, compreso l'Inter, non aveva preso niente, però io 10 giorni fa a pregarmi di darmi i tanti di barra, mi dai i soldi tra i questo, te lo do all'Inter, non ce l'ha. Ti lo do a metà adesso, metà l'anno prossimo, ecco io devo visionare il mio bilancio, ho bisogno di chi mi dà i soldi, di mi dare i soldi adesso. Sono andato a Arco e mi ha chiamato Silvio Berlusconi e mi ha detto mi devi dare Vasquez e di barra. Ho detto guarda, di barra te lo do perché noi dobbiamo sanare il bilancio. Vasquez non te lo do perché è un giocatore che noi teniamo, ti costruiamo la squadra. Ma per dirti come sono messi anche gli altri, Troin non ce l'ha, Berlusconi avrebbe detto io tiro fuori per la prima volta i soldi di nuovo perché il Palermo di quest'anno deve essere anche orgoglioso di essere in questo momento col Milan, con l'Inter, con il Palermo. E se non avesse preso 9 pari e Vasquez probabilmente saremmo, o quasi inutilizzato, saremmo molto attaccati al Genoa, alla Sampdoria, che sono vicino alle coppe. Insomma, ecco, noi siamo sulla fascia. Noi dietro in Milan, Inter, Juventus, che hanno l'anno fatturato, saremo sulla fascia del Napoli, della Sampdoria, del Genoa, a combatterci l'anno prossimo con l'ambizione di andare nelle coppe. Dalla sinistra o crossa dalla destra, lancia la palla in aria e qualcuno si muoverà. I colori rosa nero sono per noi una passione, come il calcio ed il pallone, solo tu ci fai sognare. Un sol battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un sol grido. Serie A!